Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di un sistema di stoccaggio per il filamento per le nostre stampanti 3D. Si tratta di un sistema che serve a essiccare il filamento, un sistema che ci consente di mantenerlo sotto vuoto. L'azienda si chiama Eibos, mi ha contattato. Quello che mi è piaciuto di questa azienda è stato il modo in cui mi ha contattato. Mi ha mandato un'email meravigliosa, piena di entusiasmo, in cui si è presentata e mi ha detto che è un'azienda giovane che vuole cavalcare l'onda, che ha tante idee in mente e che appunto vorrebbe lanciare il suo prodotto. Mi ha chiesto anche semplicemente di nominarlo in uno dei miei video, ma siccome ho guardato, ho visto bene i prodotti, ho fatto già un unboxing, ho visto di cosa si tratta, ho visto che sono fatto bene, ho deciso di dedicare un video proprio a questo sistema, proprio per premiare questa azienda, perché ragazzi mi ha ispirato fiducia, mi ha semplicemente regalato questi due prodotti. Il mio entusiasmo non è dovuto al fatto che me li abbiano regalati, ma proprio a come si sono presentati e alla qualità di ciò che mi hanno mandato. Quindi io ve li faccio vedere, ve li faccio conoscere, vi metterò i link poi per poter vedere i prodotti sul web, valutate ed eventualmente acquistateli. Quindi facciamo un veloce unboxing, vi faccio vedere di che si tratta. Questo è il sistema per essiccare il filamento e quindi togliere l'umidità dallo stesso, e questo invece è il sistema che ci permette di mantenere il filamento sotto vuoto. Quindi con una pompetta si può aspirare l'aria all'interno e poi con questi sacchettini si può mantenere sotto vuoto. Ma ora guardiamo tutto per bene da vicino. E allora, questo quindi è l'essiccatore pronto per essere utilizzato. Come avete visto, nella confezione c'erano questi accessori. Si tratta di alcuni rulli, quattro rulli dotati di cuscinetti che ci permettono di far ruotare la bobina sulla base. Vanno messi qua in questi alloggiamenti. Sulla parte alta del box abbiamo questo display in cui è riportata la percentuale di umidità, e sulla parte bassa abbiamo questo pannello di controllo con dei comandi. Abbiamo possibilità di accenderlo e poi regolare sia la temperatura che la durata dell'essiccazione. E questi sono i tastini più e meno per poter aumentare e diminuire sia il tempo che i gradi. Loro consigliano in manuale di istruzioni alcuni settaggi particolari specifici, per esempio per il PLA, ABS, PETG, nylon, eccetera, eccetera. Quindi basta rispettare questi settaggi che loro raccomandano per avere dei risultati ideali. Poi eventualmente si vanno gestendo in base alle nostre esigenze. Come sappiamo, quando compriamo il filamento arriva sottovuoto in questo modo, che lo mantiene nelle condizioni ideali per poter essere utilizzato, e in questo modo non si danneggia perché non assorbe umidità, eccetera. Purtroppo io finora ho comprato il filamento e l'ho mantenuto senza alcuna protezione, ma come potete vedere, un filamento tenuto in questo modo si spezza, e anche molto molto facilmente, perché col tempo si danneggia. Questo non dovrebbe succedere in un filamento. Ormai penso che sia praticamente andato, quindi utilizzare un filamento in questo modo non ci dà dei risultati buoni, anche per quanto riguarda poi il pezzo stampato. Essiccandoli a dovere e poi mettendoli sottovuoto in questo modo garantiremo una lunga vita ai nostri filamenti. Guardando nel dettaglio, quindi vediamo i cuscinetti su cui scorrono i rulli. Sulla parte centrale abbiamo questa resistenza da cui fuoriesce il calore che viene spinto da una ventola, e sulla parte centrale abbiamo questo sensore che rileva la temperatura raggiunta in modo da consentire all'essiccatore di fermarsi quando ha raggiunto la temperatura massima. Infatti sentirete che l'essiccatore si accende e si spegne proprio per evitare di surriscaldarsi troppo. Quando raggiunge la massima temperatura interrompe. Allora, vediamo come si utilizza. Ve lo faccio vedere senza il coperchio, poi ovviamente lo metterò e continueremo. Allora, si accende in questo modo il display che voi adesso purtroppo vedete lampeggiare, ma in realtà non sta lampeggiando, è con una luminosità abbastanza nitida. Purtroppo dalla ripresa tutti i LED mi sono accorto che hanno questa visione così che lampeggia. Abbiamo la possibilità di gestire i gradi, premendo in questo modo lampeggerà la parte superiore, adesso sta lampeggiando davvero, ma solo la parte in alto, e poi con le freccette possiamo decidere la temperatura, regolandola in base al settaggio che ci indicano loro sul foglio. Questo è un PLA, quindi è impostato già per il PLA, quindi 50 gradi, 4 ore. E l'orario ovviamente è possibile gestirlo tramite queste frecce, quindi 4 ore, e poi premendo di nuovo possiamo agire sui minuti, ma lo lascerò in questo modo, a parte che adesso è solamente una dimostrazione. Allora, basterà mettere il nostro PLA qua sopra e avremo la possibilità di utilizzarlo sia per essiccare il filamento sulla bobina, quindi lasciarlo in questo modo e attendere che essicchi, oppure possiamo direttamente utilizzarlo grazie ai rulli sulla base
per poterlo utilizzare durante la stampa. Ovviamente non va inclinato come ho fatto io adesso, altrimenti la bobina si ribalta. Ed è possibile ovviamente mettere due bobine affiancate, una a destra ed una a sinistra. Allora, per poterlo utilizzare durante la stampa basterà semplicemente far fuoriuscire il filamento da uno di questi fori. Come vedete, quindi, tirando il filamento riesce a fuoriuscire perché corre su quei rulli dove sono i cuscinetti e ci permette quindi di utilizzarlo con la nostra stampante 3D. Abbiamo diverse uscite sia sulla parte superiore che sulla parte frontale e posteriore, quindi possiamo tranquillamente adattarlo in base a dove è posizionato l'essiccatore rispetto alla stampante, eccetera. Quindi adesso io lo lascerò in questo modo e lo lascerò agire per un po' di tempo. Adesso vi farò vedere il sistema per mettere sotto vuoto il filamento. Vi volevo farvi vedere, però, perché l'ho dimenticato, che in notazione viene dato anche questo tubicino che va inserito in questo foro e ci permette di utilizzare quindi l'essiccatore e portare il filamento alla stampante protetto da questo tubicino. Può essere inserito sia in questi che in questi altri fori che in quelli posteriori. Allora, in cosa consiste questo set per mettere sotto vuoto? Abbiamo questa pompetta con questa parte filettata e poi tre sacchettini riutilizzabili, ovviamente, dotati di valvola con un tappo pure a vite. Va inserito questa pompetta proprio nella valvola avvitandola. Perfetto. Dopodiché si apre, si inserisce il filamento e va richiuso. Nel frattempo spengo l'essiccatore perché temo che la ventola possa disturbare l'audio del video. Allora, quindi colleghiamo questa presa USB a un computer, un caricabatteria, qualunque tipo di alimentatore USB e proviamolo. Allora, una volta collegata quindi la presa USB, basterà semplicemente premere questo tastino e inizierà ad aspirare aria, quindi mettere sotto vuoto il filamento. Vi consiglio di eventualmente eliminare un pochettino di aria prima per accelerare un pochettino i tempi, ma anche in questo modo, come vedete, sta iniziando ad aspirare e vedremo ora il risultato finale. Il video è in tempo reale, non sto accelerando nulla, come vedete impiega davvero pochissimo tempo ad aspirare tutta l'aria. Considerando che comunque conviene sempre togliere un pochettino di aria prima, sicuramente impiegherà ancora meno tempo. Come possiamo vedere, è riuscito a mettere completamente sotto vuoto, come sono quelli che arrivano praticamente dalla fabbrica, completamente sigillato. Basta poi riavvitare il tappo e in questo modo avremo il nostro filamento, anche se utilizzato, perfettamente conservato. Quindi con questo set basterà prima essiccarlo, dopodiché metterlo all'interno di queste bustine che sono riutilizzabili o acquistabili eventualmente anche separatamente. Vi lascerò tutti i link per poter vedere i vari prodotti. Direi che forse è sigillato meglio di quello che arriva dalla fabbrica. Perfetto. E allora ragazzi, io penso di aver finito ormai con questo video. Come abbiamo visto, riesce a mettere sotto vuoto perfettamente questa pompetta che costa circa 30 euro e il sito lo vende in dollari, vi lascerò ovviamente il link, però costerà super giù 30-32 euro. E vi devo dire che è veramente abbastanza potente, ha una forza di aspirazione davvero aggressiva che riesce a mettere sotto vuoto, come avete visto, il filamento senza alcun problema. Per quanto riguarda invece l'essiccatore, mi sembra abbastanza completo, fatto bene. Ha un timer che ci permette di gestire il tempo di essiccazione, la temperatura da raggiungere e un display che ci indica la percentuale di umidità. Questo costa 129 dollari e con la conversione dovrebbe venire circa 100-102-105 euro. Una spesa che ci permette, se abbiamo salvato già 3 o 4 bobine, di ripagarsi automaticamente facendoci risparmiare la spesa, appunto, di una bobina che andrebbe buttata.
penso che sia abbastanza comodo, ci permette di utilizzarlo direttamente collegato sia alla stampante 3D che eventualmente semplicemente per essiccarli all'interno e poi sigillarli. Possiamo mettere due filamenti, cosa dire? Mi sembra che vada bene. A me questa azienda è piaciuta, ripeto, per l'entusiasmo. Il prodotto non lo conoscevo, non avevo mai sentito parlare, quindi vi invito a dare un'occhiata al sito. Se ritenete che il prodotto possa soddisfare le vostre esigenze, acquistatelo, aiutiamo un'azienda giovane con tante idee in mente. Penso che sia un'azienda che meriti. Date un'occhiata, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato abbastanza esaustivo. Non mi resta che invitarvi quindi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile. Cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.